stato che lunedì facciamo una citazione, quindi lunedì non necessaria di presentarsi, e lunedì vediamo un po' di esaminare alcuni problemi legati ancora a quelle che sono le equazioni integrali, però prima di cominciare aspettare un secondo. Senti, aggiungi la vascara, perché ho messo a vedere come la sacchetta. Come funziona? Io la commetto più mi sono fatto in base a cosa sentire la penna da 24 che io sono ovviamente abbiamo visto che l'equazione Aristoteles costituiscono il modello che può rappresentare in maniera indefinita, in maniera puntuale, quello che è il moto di un filo. Tuttavia, ovviamente, questa che una volta si chiamava facoltà, questo corso di laurea è sempre un corso di laurea in ingegneria, quindi a noi i modelli interessano solamente fin tanto che tiriamo fuori qualche soluzione a questi modelli. Vogliamo quindi cercare di dare fuori delle soluzioni e le equazioni alle risorse. Sono equazioni differenziali di rate parziali, non lineari, quindi degli oggetti matematici abbastanza complessi. Soluzioni che possiamo tirare fuori, di norma le classifichiamo in soluzioni analitiche, esatte oppure approssimate, e soluzioni numeriche. Ovviamente le soluzioni analitiche vanno sotto il nome di soluzioni esatte quando per un particolare problema esiste una soluzione dell'equazione da risolvere. Le soluzioni approssimate sono quelle che si ottengono trascurando alcuni termini dell'analisi Stokes che vengono ritenuti per il problema particolare di ordine di grandezza trascurabile. Cioè, da capire un attimo cosa vuol dire questa cosa. Accanto a queste, per problemi più complessi, ovviamente non resta che ricorrere a quella che è la fluidodinamica computazionale, cioè all'integrazione numerica dell'equazione di Navier-Stokes a mezzo di metodi numerici implementati opportunamente al contempo. Per quanto concerne le soluzioni esatte, delle Navier-Stokes, questo è il motivo per il quale io distribuisco le slide, perché tutti come questi ce ne sono di zeffe. Allora, soluzioni esatte dell'analisi Stokes ce ne sono circa 80 classificate. Ovviamente in buona parte questo è un lavoro più per i matematici che per gli ingegneri, perché molte di queste sono interessanti dal punto di vista concettuale ma poco dal punto di vista applicativo, anche se ce ne sono alcune di notevole interesse applicativo. Per quanto riguarda queste soluzioni esatte, queste soluzioni vengono classificate in soluzioni lineari e soluzioni non lineari. Le soluzioni lineari sono quelle soluzioni caratterizzate dal fatto che in esse i termini convettivi sono nulli. Vale a dire che abbiamo particolari situazioni che fanno sì che i termini convettivi che i termini convettivi compaiono dentro l'equazione sono nulli. In questa maniera l'equazione risultante è un'equazione lineare, assai più semplice da risolvere, assai più dal comportamento assai più regolare. Invece esistono soluzioni non lineari nelle quali i termini convettivi ovviamente non sono nulli, e sono quelle forse anche più interessanti. Ma
esistono poi una classificazione delle soluzioni esatte del Nelly Stokes a mezzo della tipologia e della geometria, per esempio Motti alla Couette sono quelli che avvengono fra lastre piane e parallele e sono caratteristici del problema di nubificazione. Ne vedremo un esempio fra poco. I modi stazionari in condotte e tubazioni, i modi non stazionari in condotte e tubazioni, i modi con contorni in movimento, come avviene per esempio per quanto riguarda il moto, il moto di un getto che investe le pale di una turbina, le soluzioni cosiddette autosimilari, moti asintotici di suzione, moti di Ekman generati dal vento. Abbiamo tutta una serie di tipologie di problemi che vengono più o meno, per i quali esistono delle soluzioni esatte cosiddette di Nelly Stokes. Come si fa a ricavare una soluzione esatta dell'equazione di Nelly Stokes, ammesso che esista? Innanzitutto occorre schematizzare il problema della geometria identificando tutte le dimensioni dei parametri rilevanti, poi elencheremo le assunzioni, le approssimazioni e quant'altro, poi semplificheremo le equazioni per poi integrarle e applicare le condizioni al contorno. Alla fine verificheremo i risultati. Detta così sembra complessa. Cerchiamo di capire quali sono queste condizioni al contorno, perché ovviamente le condizioni al contorno sono determinanti per qualsiasi soluzione. In realtà, poiché qua abbiamo a che fare con equazioni differenziali derivate parziali, le nostre condizioni al contorno svolgono un ruolo cruciale in tutta una serie di applicazioni, in quanto per le equazioni differenziali derivate parziali le condizioni al contorno non influenzano solo uno shift di quella che è la mia soluzione, come per le derivate totali, ma influenzano tutta quella che è la forma della mia soluzione. Ora, esistono differenti condizioni al contorno di interesse, per esempio la condizione al contorno di aderenza, della quale abbiamo già parlato diverse volte all'interno di questo corso. La condizione al contorno di aderenza mi dice che se un fluido è a contatto con una parete, allora al contatto con la parete questo fluido ha la stessa velocità della parete. Pertanto, se guardo che cosa succede al film di olio lubrificante che c'è fra un cilindro e un pistone, che cosa succede? Succede che l'olio che sta a contatto con la parete del cilindro sta fermo, l'olio che sta a contatto con il pistone si muove con la velocità del pistone. Questa condizione, la mia condizione al contorno di aderenza, analiticamente si scrive su quella parete, su quel contorno, la velocità del fluido è pari alla velocità della parete. Condizione al contorno di interfaccia: quando i fluidi si trovano in contatto con l'interfaccia, la velocità e la tensione tangenziale devono essere le stesse su entrambi i lati dell'interfaccia. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se immagino per esempio la superficie di un lago, no? E guardo quella che è la velocità dell'acqua e la velocità dell'aria immediatamente al di sotto della superficie, immediatamente al di sopra della superficie, ovviamente queste velocità non possono che essere uguali. Okay? Pertanto, se io ho un vento che investe a una certa velocità la superficie del lago, quella sarà in definitiva la velocità dei punti dell'interfaccia, non di tutto così. Se gli effetti della tensione superficiale sono trascurabili, la superficie di interfaccia è pressoché piana. Questo l'abbiamo visto, penso, nella prima lezione, quando abbiamo parlato della formazione dei menischi, e pertanto anche le pressioni sopra e sotto l'interfaccia sono uguali. Come del resto, cosa che del resto abbiamo considerato, per esempio, implicitamente già nei problemi di idrostatica che abbiamo affrontato. Caso appunto del genere, le condizioni quando l'interfaccia si verifica la superficie libera di un liquido, quando abbiamo, come dicevo prima, per esempio, aria e acqua, no? Ora c'è una questione interessante. C'è
c'è una questione interessante. La questione interessante è sostanzialmente questa. La questione interessante è che nel momento nel quale abbiamo il nostro getto d'aria, il nostro vento che investe la nostra superficie, che cosa accade? Dovendo essere gli sforzi tangenziali uguali sopra e sotto l'interfaccia, che cosa succede? Succede che mu dell'acqua moltiplicato il gradiente di velocità dell'acqua deve essere uguale a mu dell'aria moltiplicato il gradiente di velocità dell'aria, ma essendo la viscosità dell'aria molto minore della viscosità dell'acqua, accade che i gradienti di velocità nell'acqua devono essere molto più piccoli dei gradienti di velocità dell'aria, e pertanto nasce il fenomeno per il quale al di sotto si ha un moto generato dal vento, per esempio in un lago o in un altro sistema, la velocità, ecco, il gradiente di velocità che trovo a profondità modeste è praticamente nullo, trovo che tutto il sistema si muove di fatto alla stessa velocità. Detto questo, andiamo a vedere un esempio di soluzione esatta dell'equazione di questo corso, che ha un interesse sia concettuale, perché ci spiego un po' meglio come funzionano questi discorsi legati alla costruzione delle soluzioni esatte, sia perché ha poi un interesse pratico nei problemi di unificazione, come abbiamo detto. Questo è quello che va sotto il nome di moto completamente sviluppato alla Quint. Si tratta di uno schema concettuale fatto in questa maniera. Abbiamo due piatti, due piastre, una inferiore e una superiore, che immagineremo infinite. Che cosa vuol dire che sono infinite? Vuol dire che sono molto grandi rispetto a quello che è lo spessore, no, la distanza tra le due piastre. Tra queste due piastre viene interposto un fluido di densità rho e viscosità mu, che riterremo sostanzialmente incomprimibile. Bene, ora, mentre la piastra di sotto sta ferma, la piastra di sopra si muove in questa direzione con velocità b. Bene, vogliamo stimare, vogliamo calcolare i campi di velocità e pressione del nostro sistema, e inoltre a questo punto, tanto che ci siamo, vogliamo determinare anche la forza tangenziale per l'unità di aria che agisce sulla piastra inferiore, cioè di fatto lo sforzo che viene trasmesso fra queste due piastre, fra le quali è interposto un fluido lubrificante. Assunzioni. Abbiamo detto che le piastre sono infinitamente estese in due direzioni, il moto è stazionario e unidimensionale, il fluido è incomprimibile newtoniano e inoltre il moto è laminare. Il fatto che il moto sia laminare non è una condizione infrequente in un problema come questo, in quanto il problema come questo è caratterizzato da dimensioni piccole, chiaramente la distanza tra le piastre è modesta, e in genere da valori di viscosità significativi, quelli degli ioni per esempio. Non ci sono gradienti di pressione, il torrente è piano e la gravità agisce nella direzione Z, che è la direzione ortogonale al piano. Condizioni al contorno sono ovviamente quelle di aderenza che abbiamo visto. La piastra si muove con velocità B, quindi il fluido a contatto con questa piastra sta a zero, il fluido a contatto con questa piastra si muove con velocità B. A questo punto possiamo andare a semplificare le nostre equazioni. Che cosa succede? Abbiamo detto che il moto è sostanzialmente unidirezionale nella direzione x, no? Pertanto lungo y e z non cambiano le mie velocità, e pertanto l'equazione di continuità diventa dv di x uguale a 0. Allo stesso modo, il moto è stazionario, via questo, l'equazione di continuità mi dice dv di x uguale a 0, via questo, questi due termini sono 0 perché il moto è unidimensionale,
nel pin di x è 0 perché abbiamo detto che non ci sono delle indicazioni di direzione x. Ad oggi con x è 0 perché la gravità agisce nella direzione z, questa è la quantità di direzione x. Ho tutti i termini z, lo flagno. Derivata seconda di u rispetto a y, fate attenzione che qua è sbagliato questa, è quella che vedete lì. Derivata seconda di u rispetto a y uguale a 0. Questo è quello che banalmente viene fuori. Anche quantità di moto in direzione y, osservate come ancora una volta si semplifichino tutti i termini convettivi, vale a dire che questa è una soluzione lineare nella quale i termini convettivi sono tutti nulli. Quantità di moto in direzione z, l'equazione quantità di moto in direzione y si semplifica banalmente in dp di y uguale a 0. Qualità di moto in direzione z si semplifica in dp di z uguale a rho g z, la g stessa, no? Banalmente. Ho pertanto l'equazione a quantità di moto in direzione y e z che mi danno quella che è la distribuzione di pressione del mio sistema. Distribuzione di pressione del mio sistema che è nella direzione ortogonale al piano che ho considerato, nel quale ho considerato esistere il mondo. A questo punto posso integrare. Allora, derivata seconda di u rispetto a y è uguale a 0, quindi derivata di u rispetto a y è uguale alla costante c1, u di y è uguale a c1 per y più c2. Banalmente, qualità di moto in z, ottengo del pi di z uguale a meno rho g, ottengo più uguale a meno rho g z più c3, ma questa meno gamma z più c3, ma questa è la regista di tutto simbolo, no? Bene, a questo punto integrato e ho ottenuto la forma della mia soluzione. Ovviamente questa soluzione ha un senso, ovviamente, se io vado a specializzare quelle che sono le costanti di integrazione. Quindi applico le condizioni al contorno. A y uguale a 0 e a y uguale ad h, dove h è lo spessore, vado ad applicare le condizioni al contorno. A y uguale a 0 scrivo u uguale a 0, qui scrivo c1 per 0 più c2, da cui c2 è uguale a 0. A y uguale a h scrivo u uguale a b, vado già con la quale si chiama, è uguale a c1 per h, da cui c1 è uguale a b diviso h. Ne viene fuori l'espressione dell'andamento della velocità all'interno del nostro campo di moto. U di y uguale, dove y è questa coordinata ortogonale due piastre, è uguale a b per y su h, che mi dice che il mio campo di velocità varia in maniera lineare fra 0 e il valore massimo b fra le due piastre. Risultato che ci eravamo già dati in maniera intuitiva quando abbiamo parlato delle radi fluidi, ma che non avevamo dimostrato. Bene, questo risultato, come avete visto, viene derivato direttamente come soluzione esatta dell'equazione di Stokes per questo problema particolare. Per la pressione non ci sono condizioni contorno esplicite. Ovviamente dipende da quella che è una pressione di riferimento, diciamo la P0, ovviamente. Ora, la scrittura di aver ricavato il campo di velocità mi consente di risolvere anche altri problemi. Per esempio di ricavare la forza che si scambiano le due piastre. Ovviamente è banale verificare quella che è la soluzione sostituendo la dentro l'equazione di partenza. Possiamo calcolare la forza che agisce sulla piastra inferiore. Ovviamente ho scritto il tensore deviatorico, il tensore delle tensioni, in quella maniera, e siamo andati banalmente a sostituire, avete visto che si tratta di quella forma molto 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 semplice, e pertanto tau w doppio è mu per b diviso h, e quindi mi dà direttamente la mia tensione tangenziale, che
vada a gite, che vada a gite, io che vada a gite sulle nostre case. Vi faccio notare questa tensione, che gli sforzi tangenziali sono costanti in questo moto lineare. Ok? La distribuzione di sforzi tangenziali in questo problema è costante. Ed è costante proprio perché, ragazzi, è chiaro che per un trigono newtoniano lo sforzo tangenziale è legato al gradiente di velocità, quindi è legato a quella che è la pendenza del diagramma delle velocità. Poiché poi il diagramma delle velocità è lineare, è chiaro che lo sforzo tangenziale derivato dal diagramma delle velocità è ovviamente costante. Okay. Bene, oltre a quelle che sono soluzioni esatte alle linee di Stokes, esistono delle altre situazioni alle quali entrano in gioco delle soluzioni cosiddette approssimate. Un esempio di soluzione approssimata è quella che si ottiene all'interno o all'esterno del cosiddetto strato limite. In particolare, noi sappiamo che sempre per l'esistenza della connessione di aderenza, una corrente che investe una parete produce quello che si chiama uno strato limite, cioè una regione nella quale ho gradienti di velocità significativi, mentre all'esterno non ho gradienti di velocità significativi. Si potete che anche di questo concetto abbiamo parlato nell'ambito della cinematica. Ora, qual è la differenza? La differenza è che mentre in questa regione il moto è rotazionale, in questa regione il moto è irrotazionale. L'irrotazionalità del moto consente delle grosse semplificazioni che poi ci consentono in molte situazioni di risolvere i nostri problemi. In molte situazioni di interesse pratico risulta, o se risultava, perché oggi questo problema è parzialmente superato con la fluidodinamica convolutazionale, risulta assai utile introdurre quella che è la cosiddetta approssimazione di strato limite sottile, sulla quale poi magari ci soffermeremo un po' più avanti. Ora, però, quello che abbiamo visto, i discorsi che abbiamo fatto sono relativi alle equazioni Navier-Stokes, e i termini che compaiono dentro le equazioni Navier-Stokes ovviamente sono i valori istantanei di velocità e di pressione, sempre. Per stare in un modo laminare è tutto a posto, in un modo laminare non ci sono grossi problemi. I problemi nascono quando con le Navier-Stokes vogliamo studiare un modo turbolento, perché ovviamente i termini che stanno dentro le Navier-Stokes sono le componenti istantanee di velocità e pressione. C'è da dire anzi che le equazioni Navier-Stokes, nel momento nel quale il numero di Reynolds attinge valori da modo turbolento, presentano delle posizioni di instabilità, cioè sviluppano di per sé quella che è la turbolenza. In qualche modo, diciamo così, sarebbe concettualmente possibile calcolare i cambi di modo turbolento in termini di velocità istantanea. Poi c'è da capire cosa significa questo, perché ovviamente il risultato andrebbe interpretato solo dal punto di vista statistico. Ma diciamo che la Navier-Stokes contengono in sé in qualche modo la turbolenza. Il problema è che la soluzione numerica richiederebbe scale tali, griglie totalmente sottili, da rappresentare la turbolenza a tutte le sue scale caratteristiche, cosa che al crescere il numero di Reynolds diventa sostanzialmente improponibile, perché crea quello che è un costo computazionale esponenziale, cosa che non è trattabile con un incremento della potenza di calcolo in generale. Allora, diciamo, a questo punto, in alternativa alle equazioni Navier-Stokes, come le abbiamo viste, si possono utilizzare le cosiddette RANS, Reynolds Ranger Navier-Stokes, vale a dire equazioni Navier-Stokes mediate alla Reynolds. Che cosa si fa? Di fatto si va ad applicare un processo di media alla Reynolds su quelli che sono i termini delle equazioni di Navier-Stokes. Nel senso che introduciamo una media alla Reynolds, introduciamo un operatore media di Reynolds,
e i termini che otteniamo sono i termini mediati. I termini che otteniamo sono i termini medi locali, per cui nell'equazione che compare qua compaiono, diciamo così, compaiono i nostri termini medi locali. Queste velocità U rappresentano a questo punto le velocità medie locali. Che cosa cambia? Quello che cambia è legato a quelli che sono gli sforzi, perché a questo punto gli sforzi, questi sforzi che compaiono all'interno delle equazioni cosiddette RANS, non sono più esclusivamente gli sforzi viscosi, ma rappresentano la somma degli sforzi viscosi e degli sforzi turbolenti, dei quali abbiamo precedentemente parlato. Vale a dire, sono termini di questo tipo che debbono essere opportunamente chiusi, rappresentati a mezzo delle velocità medie locali. La rappresentazione a mezzo delle velocità medie locali fa uso sempre di quell'ipotesi di Buccinesc che abbiamo introdotto qualche lezione fa nel momento nel quale abbiamo discusso di turbolenza, cioè introduce quella che è la viscosità cinematica turbolenta, la eddy viscosity, che vi ho citato qualche lezione fa. Ovviamente questa cosa, lo ripeto, scarica semplicemente la nostra ignoranza del processo su quella che è la rappresentazione del termine dt, del termine di viscosità cinematica turbolenta. Vale a dire che necessita dell'introduzione di quello che si chiama un modello di turbolenza per una rappresentazione corretta di quello che è il mio campo di moto. Detto in parole più semplici, la NT in qualche modo deve a sua volta dipendere dalle velocità medie locali. Questo è lo spirito della questione. Ovviamente le soluzioni numeriche possono essere in molte situazioni utilizzato, scusate, filmato, non è essenziale, diciamo così. Comunque le soluzioni numeriche possono, anzi a questo punto normalmente costituiscono la modalità con la quale integriamo le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds, le RANS, nelle quali introduciamo degli opportuni modelli di turbolenza. Ovviamente per concludere questa rapidissima carrellata su quello che su quelle che sono le equazioni a Navier-Stokes, su più generali, da dire un modo di figlio e quant'altro, vi ricordo alcuni concetti fondamentali. In particolare, noi abbiamo esaminato quella che era la possibilità di rappresentare il campo di moto in maniera indefinita a mezzo di equazione Navier-Stokes. Abbiamo visto che nel caso nel quale abbiamo a che fare con un fluido che può essere trattato da incomprimibile, possiamo scrivere un problema con quattro equazioni in quattro incognite, dove ovviamente le quattro incognite sono le tre componenti della velocità e la pressione. Se il fluido è comprimibile ma le variazioni di temperatura non sono significative, vale a dire stiamo ragionando sul processo di fatto isotermico, allora aggiungiamo semplicemente un'equazione di stato. Se poi, e quindi abbiamo un problema nel quale abbiamo cinque equazioni, cinque incognite, perché a questo punto c'è anche la densità come incognita, anche se esplicitamente rappresentata mezzo di equazione di stato. Nel momento nel quale vogliamo studiare problemi nei quali i nostri processi non sono isotermi, ma nei quali i processi di trasporto del calore e quindi variazione della temperatura influenzano fortemente il nostro sistema, e per inciso vi faccio notare che lo stesso trasporto di calore avviene fondamentalmente in un sistema fluido in movimento per convezione, quindi per effetto delle velocità stesse, quindi al solito è il trasporto di calore che influenza il campo di moto e il campo di moto che influenza il trasporto di calore, il processo è accoppiato come al solito. A questo punto dobbiamo scrivere un sistema di
sei equazioni in sei incognite. Dove avremo le, dove avremo le tre equazioni di conservazione della quantità di moto, l'equazione di conservazione della massa, l'equazione di stato e l'equazione di trasporto del calore. Quella che ci permette di valutare il cambio di temperatura, quindi sei equazioni. Delle sei incognite che a questo punto sono tre componenti di velocità, la pressione 4, la densità 5 e la temperatura 6. Quindi ovviamente il processo al solito, il sistema al solito da un punto di vista concettuale chiuso, siamo in grado di risolvere il sistema. È chiaro che questi problemi possono essere affrontati solo a mezzo di soluzioni numerici, a mezzo di quelle che sono le tecniche della fluidodinamica computazionale, delle quali parzialmente discuterete se affronterete corsi specifici nell'ambito della laurea magistrale. Ovviamente non è il caso di discuterne, diciamo, a questo livello, non avremo né le competenze né il tempo, ma ovviamente questi sistemi ci consentono di affrontare problemi di qualsiasi, anche di notevole complessità, come per esempio quello che sta nella slide, dove c'è dalla situazione della propagazione del fuoco in un tunnel stradale. Purtroppo anche qua è filmato, secondo me l'ho dimenticato, però forse qualcosa possiamo fare. Vabbè, pazienza, ne faremo meno questa volta, lo vedremo quando faccio magari l'ambito di esercitazione, possiamo, giusto per renderci conto anche per toccare un attimo con mano quelle che possono essere le soluzioni che possiamo ottenere a mezzo delle tecniche di fluidodinamica computazionale. Allora, io mi fermo qui per oggi.